È un Renzo Arbore che non ha nulla da invidiare al suo se stesso degli anni migliori, quello che ha presentato al Teatro Diana di Napoli la sua ultima creazione letteraria. E se la vita fosse una jam session, fatti e misfatti di quello della notte, accompagnato dalla giornalista Lorenza Foschini, con la quale condivise il palcoscenico di Rai 2, a cavallo tra il TG e Indietro Tutta, Arbore ha raccontato i suoi tempi napoletani da giovane studente, le prime avventure in Rai, gli scherzi con l'amico Luciano De Crescenzo, e il sogno ultraventennale dell'orchestra italiana che lo porta ancora in giro nei teatri e nelle piazze del mondo, dedicando uno sguardo alla Napoli che era e alla Napoli che verrà. La Napoli del futuro non si può che basare sulla Napoli del passato. Siccome la Napoli del passato, soprattutto antico, è stata una grandissima capitale della cultura e di tutto il resto, quindi bisogna rifarsi al passato e fare edificare la Napoli del futuro. Io ho imparato dalla mia esperienza personale che se fai il jazz e non conosci il blues, non puoi fare il jazz. Ho imparato che dai miei amici architetti che il grattacielo, per essere molto alto, quindi un grattacielo del futuro, deve avere le fondamenta basse, molto profonde. E quindi io continuo a dire che bisogna sempre fare capo alla Napoli, che è splendida, della cultura, che ha anche prodotto le più belle canzoni mondiali, perché non sono solo napoletane, sono canzoni mondiali per poeticità dei testi e per melodiosità delle melodie. Quindi bisogna rifarsi a quella Napoli lì, quella poi del grande teatro, della grande poesia, perfino della grande politica, perché per certi versi c'è stata anche un momento di splendore. Mi ricordo una Napoli che viveva per la strada, perché i bassi erano ancora fatiscenti e puzzolenti, e viveva per la strada, però parlava, rispettava, ci amavamo. E noi, quando incontravamo quelli che i cassamortari dalle parti di Portalba, capito? È stata una stagione felice di una Napoli che aveva anche una cultura e un'intelligenza, che poi è andata via anche buona parte, ma una grande rappresentanza della cultura.